Due dottori entrano a far parte rispettivamente dei reparti di medicina e cardiologia e nuove apparecchiature mediche sono in arrivo. Stamane il direttore generale dell'ASL Avellino ha tenuto una riunione riservata nell'aula magna dell'ospedale di Ariano per prendere nota delle esigenze dei diversi settori e riorganizzare le forze. E questa è una delle prime visite territoriali di Mario Ferrante, da 5 giorni dirigente dell'azienda sanitaria provinciale. Come avevo promesso, mi muovo sul territorio e oggi sto qui ad Ariano per affrontare tutte le problematiche, le criticità, che ci sono, per dare una risposta immediata su quello che serve a breve e a breve termine, nel senso che se, si ravvede la necessità di qualcosa che dal punto di vista di risorse umane o a livello tecnologico noi dobbiamo dare subito risposta, noi praticamente stamattina faremo un lavoro diretto, un front office diretto, e ho fatto venire anche la responsabile degli acquisti, la dottoressa Morganti, in maniera tale che quello che manca noi cercheremo di dare risposta immediata per l'ospedale. Quindi io ho preso questo impegno e ci tengo all'ospedale d'Ariano in maniera particolare, però è un impegno che dobbiamo volere tutti. Voglio sensibilizzare anche gli operatori che l'ospedale è una struttura molto bella di Ariano, la parte tecnologica fa la sua parte e daremo risposta, però entra in gioco anche l'uomo. Se tutti vogliamo la stessa cosa, l'ospedale sarà un grande ospedale, però l'uomo svolge un ruolo importante. Nel momento in cui entra il cittadino, a cui io voglio dare l'impulso principale, quando arriva, dobbiamo essere tutti disponibili per il cittadino. Se tutti siamo disponibili, probabilmente daremo una buona risposta. Se noi il cittadino l'allontaniamo dalla struttura, il cittadino va via e quindi va via per tutto, si rivolgerà a altre strutture e noi lo perderemo. Quindi è un approccio che deve arrivare a livello multidisciplinare. Tutti devono fare e volere la stessa cosa. Dottore, in questa fase di osservazione, quali sono i reparti che dovrebbero essere potenziati anche con gli opportuni strumenti, strumentazione? Noi adesso stiamo, proprio stamattina ho portato un elenco che facciamo un raffronto immediato su attrezzature, maggiormente molte richieste sono state fatte di ecografi nei vari reparti che già verranno consegnate a breve, è stata fatta richiesta anche di altre strumentazioni aggiuntive e le daremo. E poi, come dicevo prima, dobbiamo cercare di fare delle cose insieme. Il parto indolore viene chiesto da più parti, per farlo è non è una cosa di alta chirurgia, è soltanto la volontà di farlo. Quindi se noi offriamo un servizio, decidiamo di offrirlo, ci sarà. Se noi decidiamo di non offrirlo, non è questione che il direttore generale deve fare grandi sistemi, lì è una metodica, o si applica o non si applica. Per quanto riguarda invece il personale, sappiamo bene della questione del blocco dei concorsi, che cosa si sta muovendo anche per questo ospedale? Allora, per quanto attiene al personale, vi posso dare una risposta immediata. Dalla mia entrata in funzione, che sono 5 giorni, già c'è un medico in cardiologia che è stato assegnato e un medico in medicina, seduta, stante, immediata. Poi, per quanto attiene il resto, sto cercando di trovare varie soluzioni anche a livello di escamotage per trovare, per acquisire risorse aggiuntive, con ricorso a incarichi professionali da dare a professionisti per farli venire a collaborare con noi. Quindi stiamo dando prestazioni aggiuntive, stiamo cercando anche di dare prestazioni per gli infermieri, in maniera tale che anche lì troviamo la soluzione per le risorse che sono scarse, e stiamo all'agenda a 360 gradi. Cioè, io mi sto muovendo veramente in maniera molto forte, spero di avere risultati, ma per averli dobbiamo concordare tutti. Ho fatto un incontro con cittadinanza attiva, tribunale del malato, mi hanno fatto le loro istanze, con i sindacati ho fatto già una serie di riunioni, il 4 faremo la contrattazione decentrata ad Avellino, insomma in poco tempo sto facendo già molto.